Il termine neoclassicismo esprime il desiderio di dar vita a un nuovo classicismo guardando l'arte dell'antichità classica, greca e romana, rinunciando alle esagerazioni decorative del barocco e del rococò. Questo movimento culturale si diffonde in Europa tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento. Il Settecento è il secolo della ragione, dell'illuminismo, del bisogno di vivere seguendo i lumi della ragione, con la razionalità che indaga tutti i campi del sapere. Gli illuministi lottano per ottenere una società più giusta, nella quale tutti i cittadini possano essere liberi partecipando attivamente alla vita dello Stato. Il motto «libertà, uguaglianza e fraternità» diventa uno dei simboli della Rivoluzione francese. I principi del movimento sono formulati dallo studioso Winckelmann nella sua opera Pensieri sull'imitazione dell'arte greca nella pittura e nella scultura, che afferma che i più grandi artisti furono i greci, che l'artista deve imitare gli antichi e che imitare, lasciandosi ispirare dall'opera antica, non significa copiare. Per la scultura Winckelmann consiglia di imitare l'Antino del Belvedere, l'Apollo del Belvedere e il gruppo scultoreo dell'Aoconte, per cogliere la più alta espressione dell'ideale di bellezza sia umana che divina. Le opere neoclassiche devono essere caratterizzate da nobile semplicità, una semplicità di forme e posture, una quieta grandezza, l'artista deve rappresentare il momento che precede o segue un'azione tragica, non il momento in cui essa avviene. Il recupero del mondo antico è favorito anche dalle importantissime scoperte della città di Ercolano e di Pompei, conservate intatte sotto la lava per molti secoli, dopo essere state sommerse dalle eruzioni del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. Il più grande scultore del Settecento è l'italiano Antonio Canova. Scrivendo a un teorico del tempo, l'artista dice di aver visto a Londra i marmi del Partenone, i cui rilievi erano da poco stati trasferiti in Inghilterra, e di averli trovati bellissimi, come vere imitazioni della bella natura. Parlando poi di Fidia, del grande scultore dell'antichità, dice che i suoi marmi sono vera carne. Canova idealizza la realtà, le dà la forma dell'idea che nella sua mente corrisponde al bello. I soggetti trattati sono temi mitologici, monumenti funebri e personaggi ritratti come divinità dell'antichità. Per la pittura il riferimento diventa lo stile di Raffaello, il più classico degli artisti del Rinascimento. Il primo dipinto neoclassico è il Parnaso di Mengs, un affresco che diventa il manifesto del neoclassicismo, un'opera di grande equilibrio e di bellezza ideale. Il pittore più importante del neoclassicismo è David, il quale non si limita a recuperare le forme degli antichi, ma anche i loro ideali etici, recuperando il valore morale dell'uomo eroe che combatte per la propria patria anche a costo della vita. I suoi dipinti diventano strumento di propaganda per promuovere gli ideali rivoluzionari e per incoraggiare il popolo. A Ingres, invece, diversamente dal suo maestro David, non interessa l'antico per i suoi contenuti morali, ma per la perfezione delle sue forme, per il disegno rigoroso e per i colori chiari e luminosi. L'architettura neoclassica recupera gli ordini e le regole di quella classica greca e romana, creando uno stile detto neoromano o neogreco. In Germania l'architetto von Klenze realizza un tempio sul modello del Partenone, il Valhalla, dedicato ai grandi uomini della Germania. Lo stile neoclassico viene principalmente adottato nella costruzione degli edifici pubblici per darle valore e onorare le funzioni di queste strutture. Per esempio, nel Teatro alla Scala di Milano, progettato da Giuseppe Piermarini, vengono ripresi elementi classici come il portico per l'arrivo e la partenza delle carrozze, la terrazza, il timpano sulla facciata, per sottolineare e valorizzare l'importanza di questo nuovo edificio, destinato ad essere uno dei principali centri di cultura della città. Oltre all'arte greca e romana, gli architetti neoclassici si ispirano anche all'architettura rinascimentale, in particolare quella cinquecentesca di Andrea Palladio. Nasce così una corrente artistica molto importante, il palladianesimo. A partire dalla seconda metà del secolo,
Questo stile si diffonde anche oltreoceano, dove viene utilizzato per la realizzazione di importanti edifici come la Casa Bianca a Washington, residenza del Presidente degli Stati Uniti.